5 anni dal debutto, e-tron diventa la famiglia a zero emissioni di Audi, che abbraccia anche il nuovo Q8 e il nuovo SQ8 e-tron. E allora, prima di andarla a provare in questo primo contatto, ricordatevi di iscrivervi a tutti i social di Gazzetta Motori. Partiamo dalle differenze rispetto alla Q8 e-tron. Beh, l'SQ8 è sicuramente più sportiva anche nel look. Abbiamo una mascherina inedita, forata, per migliorare anche l'aerodinamica di tutta la vettura. Anche sui paraurti il fascione è ridisegnato, abbiamo delle prese d'aria, quindi abbiamo una CX che scende il coefficiente aerodinamico a 0,25, un ottimo dato per stazza conformazione da SUV, ovviamente, dell'auto. A livello stilistico poi nuova brand identity di Audi, abbiamo il logo frontale bidimensionale e poi abbiamo marca modello direttamente sul montante B, e questo lo vedremo su tutte le prossime Audi in uscita. E poi, essendo una S, ovviamente abbiamo anche un tocco più sportivo, più bassa di 2 mm, più larga di 39 mm rispetto alla Q8 e-tron standard. Arriviamo al piatto forte, ovvero tre motori elettrici, due al posteriore, potenza di ben 503 cavalli e 973 Nm di coppia, dato veramente importante, che ci fa bruciare lo 0 a 100 da fermo in 4,5 secondi, mentre la velocità viene autolimitata a 210 km/h, una velocità buona per un'auto elettrica per preservare la sua autonomia e buona anche per gli affezionati dell'autobahn tedesca, che comunque potranno fare dei sorpassi con un ottimo, sempre un ottimo spunto, essendo appunto a trazione elettrica, mentre la trazione integrale 4 rimane elettrica pure lei e si appoggia sul torque vectoring, che va a ripartire la potenza su ogni singola ruota. Un stratagemma, una diavoleria di Audi, che ci fa apprezzare tantissimo la dinamica di guida di quest'auto, perché nonostante i suoi 5 metri quasi di lunghezza, 2 di larghezza e le oltre 2 tonnellate e mezzo di peso, il pacco batteria pesa circa 700 kg di quest'auto, ci sembra invece di guidare un'auto molto più corta, molto più agile. Il peso forse lo sentiamo un po' in frenata e bisogna anche imparare a utilizzare questo pedale del freno, perché si può modulare tanto, ma soprattutto nella prima parte di uso pedale, soprattutto per la questione di rigenerazione energia, intervengono anche i motori elettrici in fase di frenata, quindi bisogna imparare a frenare un po' più forte rispetto a un'auto endotermica. Però le prestazioni qui ci sono davvero tutte, ma è proprio la conduzione di un'auto SUV coupé, quando guidiamo la Sportback, che è così agile con l'avantreno, uno sterzo elettrico che ci permette veramente di buttare dentro il nostro musone, e il posteriore segue fedelmente l'anteriore. Ma possiamo andare, oltre ad agire sulle varie modalità di guida con il Drive Selector, possiamo andare fino ad escludere l'SC a 4 setup, e incredibilmente abbiamo un sovrasterzo di potenza, però lo possiamo controllare, quindi è un'auto sicuramente molto sicura, ma che può diventare anche divertente da guidare. E nonostante le sospensioni pneumatiche siano più rigide rispetto a quelle della Q8 e-tron a livello di setup, qui le sospensioni alzano tutta la vettura fino a 76 mm. Beh, lo vediamo che è stata studiata per essere ancora più piantata a terra, però questo non va poi a penalizzare il comfort che ci deve essere su quello che è a tutti gli effetti un ammiraglio a ruote alte. A livello di tecnologia ADAS, assistenza di guida, e per la sicurezza, beh, su SQ
8 e-tron, abbiamo il massimo che Audi oggi può offrire sul mercato, e di fatto è una guida autonoma di livello 2, o meglio dobbiamo dire semi-autonoma, perché veramente soltanto per una questione normativa questa auto non può guidare da sola. Ed è impressionante come il cruise control adattivo sia preciso non solo nel mantenere centrata l'auto in mezzo alla carreggiata e alla corsia di marcia, ma anche quando noi non attiviamo il cruise control in fase di traffico, beh, l'auto frena, decelera e segue l'auto che precede in tutta sicurezza. Ovviamente, anche se prestazionale, parliamo di un'auto elettrica e quindi non si può che parlare di batterie, perché qui la capacità viene aumentata del 25% rispetto alla precedente generazione. Abbiamo una grande batteria da 114 kWh di capacità, vuol dire avere un'autonomia di 471 km omologato WLTP con carrozzeria Sportback, mentre la versione standard ha 451 km. 170 kW di potenza di assorbimento della batteria in corrente continua, vuol dire ricaricare dal 10 all'80% in soli 31 minuti, ma già con 10 minuti di ricarica a questa potenza così elevata abbiamo 100 km di autonomia. Il marketing di Audi ci dice 100 km di autonomia mentre bevete un caffè. Se invece ci dobbiamo accontentare di ricaricare in corrente alternata, beh, qui la potenza di assorbimento massima per la batteria arriva a 22 kW. In più, per semplificare l'uso dell'auto elettrica e la sua ricarica, abbiamo la tecnologia Plug and Charge. Cosa vuol dire? Vuol dire che direttamente dallo spinotto di ricarica, dal cavo, quando noi andiamo a ricaricare non abbiamo più bisogno delle tessere e di 1000 abbonamenti differenti. Basta inserire il cavo riconosce il telaio della nostra auto e dialoga con la colonnina, e quindi noi riceviamo soltanto la fattura, ovviamente elettronica. Infine vediamo i prezzi. La Audi S4 e-tron parte da 104.550 euro, ma nella versione Sportback SUV Coupé parte da 106.850 euro. E ora la palla passa a voi. Cosa ne pensate di questo grande SUV così prestazionale a zero emissioni? Discutiamone sotto questo video.